Un grande piacere averti qui. Ciao. Ciao! Allora, è un grande piacere soprattutto aver ascoltato il nuovo brano. C'è bisogno di credere. Uscito il Sì. mondo. Sì, è uscito in questi giorni, è nuovissimo, cioè è qualcosa che tra l'altro è nato proprio, come dire, al momento, cioè è proprio cotto e mangiato, nel senso che è anche un po' la prospettiva di lavoro nella quale sto entrando, cioè quella di fare subito quello che sento, far uscire il brano, il singolo appena pronto, nel momento in cui mi viene un'idea. Si parte già con, anziché limitarci alla demo, al provino, se già funziona, lo porto direttamente a livello di produzione e lo faccio uscire. Questo brano soprattutto è una carezza, un abbraccio per tutte le persone che stanno vivendo un periodo difficile come questo. Quando l'hai Vabbè. scritto il brano? Praticamente, guarda, l'idea mi è venuta. Verso la fine dell'estate, quando c'è stato quello sprazzo di ripartenza, no? Che sembrava che stessimo ritornando tutti alla vita normale. Per un momento questa illusione c'è stata, tant'è che comunque poi sono praticamente lì esplosi i contagi. E nel momento in cui si è ricominciato a parlare subito di lockdown, zone gialle, arancioni, rosse, cose del genere, insomma, secondo me ci siamo sentiti ancora peggio perché, sai, quando credi di avercela fatta e invece hai preso così un abbaglio, è stata un'illusione. E non c'è stato neanche più quella partecipazione di massa, sai, quel movimento del tipo ce la faremo tutti insieme. Cioè, lì è stato proprio veramente tutto passato in sordina, senza neanche una reazione da parte della gente. E ho avuto la sensazione che ci stessimo disgregando. Per questo è nata questa la mia necessità proprio di gridare che ci fosse la necessità di credere no nuovamente di poter tornare a una vita vera, no? Una vita vera fatta anche di incontri, di abbracci, di carezze, di tutto quello che abbiamo sempre dato per scontato e che invece è molto più importante di qualunque oggetto firmato, non so. Bello, bello, anche perché io l'ho apprezzato molto il brano, ma non solo io, perché già ci sono tantissimi riscontri positivi. Non a caso il videoclip ha già ricevuto tantissime visualizzazioni su YouTube. Bene. Quindi. Beh, probabilmente perché no, questo io ecco non saprei, credo che ci sia magari la necessità di un'empatia, di un'empatia tra le persone, di ritrovarsi. Per quanto non sia possibile fisicamente, almeno concettualmente, in qualcosa. Quindi, sai, quando io chiedo nella canzone se c'è qualcuno che si sente come me, è evidente che magari è una sorta di call to action, no? Per cui c'è una risposta magari da parte dell'ascoltatore che evidentemente sente anche lui questo problema forte del. Magari sente il bisogno appunto anche di un testo molto più ricco, molto più intenso, perché ormai ci hanno abituato questi brani che stanno uscendo ultimamente, che sono un po' poveri di contenuto. Quindi abbiamo bisogno soprattutto di questa musica, e quindi tu ce l'hai regalata. Questo Grazie. brano ci porterà magari a un disco? Beh, ci sto pensando, ovviamente,
diciamo che in questa prospettiva di lavoro ancora del tempo ce ne vuole, nel senso che sicuramente essendo una sorta di work in progress, mi sto dedicando canzone per canzone, così come ho fatto anche nel precedente album. Sono usciti prima la metà dei singoli dell'album e poi sono stati raccolti, diciamo così, nel chiamiamolo disco, ma in realtà sì, nell'album stesso, sì. E la stessa cosa probabilmente succederà in questa situazione, ecco, magari usciranno altri singoli che poi confluiranno in un progetto. Definirlo disco oggi mi sembra un po' Sì, desueto, diciamo un po' un termine. incredibile. Va bene, io ovviamente ci tengo tanto alla tua musica perché ti seguo ovviamente da tanti anni. Quindi ho apprezzato molto vedere il tuo nuovo singolo e sentire ovviamente il tuo nuovo singolo. Ma quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da Massimo Di Cataldo? Ovviamente hai detto che stai lavorando a tanti singoli, a questo album, lo vedremo live magari. Questo è chiaramente cioè è una grande speranza, davvero, ma non solo per me, ma per tutti i lavoratori dello spettacolo, di poter tornare a suonare dal vivo, a lavorare, e intendo non soltanto chi fa il mio di lavoro, cioè di stare sul palco, ma anche tutto quello che c'è nel backstage, tutto quello che c'è nella produzione. E quindi sono tante persone che insomma stanno soffrendo non soltanto per la mancanza del, diciamo così, piacere di lavorare, ma soprattutto anche per l'indotto che Ah, sì. viene a mancare. E sai, insomma, sono tante famiglie, perché poi noi magari siamo abituati a vedere la punta dell'iceberg, ma sotto invece c'è comunque un'organizzazione di persone che ovviamente non può svolgere il proprio mestiere come smart working. Ecco, quindi, Certo. e quindi ecco, spero prontamente di poter tornare dal vivo. Questo non dipende da me, ma dipende dalla situazione che stiamo vivendo. Speriamo che si risolva presto. Quindi Massimo Di Cataldo, artista, è riuscito appunto a scrivere dei brani nonostante appunto questo periodo difficile, perché ho ascoltato magari altri artisti che mi hanno confessato che non sono riusciti a scrivere molti brani, soprattutto perché c'è un malumore nel vivere Ma appunto questo periodo. è così, assolutamente sì. Io, per esempio, nel lockdown non ho tirato fuori niente, non sono riuscito proprio a fare niente, anche perché ti manca diciamo, quello scambio, ecco, con il pubblico, quando sei dal vivo, comunque hai un feedback, quell'energia poi te la porti dentro, ti stimola. Viaggiare soprattutto per me è stato difficilissimo rinunciare a viaggiare. Però, sai, quando arrivano certe intuizioni sono come folgoranti, e quindi in questo caso ho approfittato subito di questo pezzo. Non è ragionato, non è voluto del tipo adesso faccio una cosa che parla della situazione attuale. In realtà parla di quello che è il mio, come dire, anche in questo caso vissuto, e quindi un problema che poi è un problema contingente. Ma il Massimo Di Cataldo artista, quanto è cambiato dal Massimo Di Cataldo artista di un tempo? È cambiato? Vedremo nuova musica? O ci sarà sempre lo stampo del Massimo Di Cataldo di allora? C'è sempre qualcosa che è una sorta di marchio di fabbrica che sto cercando di portare avanti, nonostante poi, comunque, sai, le mode, no? Sì. Si susseguano, e quindi, però difficilmente, insomma, cioè, non mi sento molto
come dire, votato a certe tendenze, tipo che non sono molto reggaetoniano, però questo non vuol dire, ecco, però la musica a me piace tutta, assolutamente sì. E poi ci sono delle cose che mi riescono meglio di altre, e quindi magari cerco e continuo a fare, insomma, cerco di fare quello che mi viene più congeniale. Allora, sicuramente una ballad come questa è nelle mie corde. Questo brano mi piace molto e sicuramente farà la sua strada, perché l'ho visto già su YouTube, appunto, i riscontri, i commenti sono tutti positivi, quindi ci aspettiamo sicuramente grandi cose da Massimo Di Cosimo. Dai, grazie, lo spero, guarda. Grazie per questa intervista, Massimo, è stato un piacere. Ciao, ciao, A buon presto. proseguimento. A presto, Anche ciao. a te, anche a te.